Una società, quella italiana, segnata da tante sofferenze, conclusa la sessione autunnale del Consiglio Permanente della CEI, nuove povertà, migrazioni e sfide educative tra le preoccupazioni dei vescovi italiani. La questione migranti divide l'Europa, lettera di Meloni ai paesi del Mediterraneo, domani italiani a Berlino e piante dosi a Bruxelles, nuove misure nel Consiglio dei Ministri in corso. Terremoto nella notte nella zona dei Campi Flegrei, con la scossa più forte degli ultimi 40 anni avvertita anche a Napoli, tanta paura ma nessun ferito, né danni rilevanti. Gli operatori sanitari delle residenze assistenziali protestano e scioperano per chiedere maggiori tutele. Durante il Covid eravamo degli eroi, ora dicono siamo stati dimenticati da tutti. Un'attività agricola che opera nella salvaguardia dell'ambiente, la coltivazione del sale marino, occasione anche per promuovere iniziative nel territorio delle saline, importante attrattiva turistica. Buonasera, come avete sentito dai titoli, migrazioni, povertà, educazione delle nuove generazioni sono stati alcuni dei temi affrontati dai vescovi italiani nel Consiglio Permanente che si è concluso oggi. Una riflessione anche sulle misure contro gli abusi del clero sui minori. Sentiamo allora Nicola Ferrante. Una chiesa chiamata a essere minoranza creativa. Su questa definizione del cardinale Zuppi, i vescovi italiani si sono confrontati durante i lavori del Consiglio Episcopale Permanente concluso oggi. E così sulle questioni urgenti come quella migratoria si fa ferma la posizione di vigilare sui provvedimenti adottati perché sia rispettata la dignità di ogni persona. Lo ribadisce il segretario CEI nel pomeriggio alla conferenza stampa di presentazione del comunicato finale, a partire dalla delicata gestione dei minori. I minori hanno bisogno di maggiore tutela, così come le donne. È necessario proprio nei confronti dei minori non accompagnati avviare una riflessione con le comunità locali, con le regioni, la necessità di conoscere le loro storie individuali. Non si può ridurre la gestione di questo fenomeno soltanto a una misura di contenimento di tipo detentivo o in vista di un'azione semplicemente di rimpatrio. Mentre aumenta la povertà, notano i vescovi, desta qualche preoccupazione anche il disegno di legge sull'autonomia differenziata, che potrebbe rischiare di allargare ulteriormente le diseguaglianze. Pensiamo per esempio al grande spostamento della popolazione universitaria dal sud verso il nord, quindi già abbiamo una differenziazione territoriale su certi servizi. È necessario attivare misure di solidarietà perché nascere nei territori non sia un motivo per soddisfare in misura minore i propri diritti. Illustrato anche un aggiornamento sulle linee guida per la tutela dei minori, annunciato un secondo report sulla situazione in Italia, sarà reso noto la terza domenica di novembre, giornata dedicata al tema, mentre si è completata la rete degli sportelli per la segnalazione di eventuali abusi, presenti ormai in tutte le diocesi. La presidenza CEI ha poi stanziato 2,5 milioni di euro per il Nord Africa, fra Libia e Marocco, ma anche ulteriori interventi in Medio Oriente. Il parlamentino dei vescovi ha provveduto ad alcune nomine, ma ha anche approfondito il tema della formazione dei sacerdoti, fulcro dell'assemblea straordinaria che si terrà a metà novembre ad Assisi, a riguardo della quale il segretario CEI ha fornito anche una significativa anticipazione. Ci sarà anche un momento pubblico in cui i vescovi italiani, guidati da Cardinal Zuppi, aggiungeranno alla Basilica e invocheranno il dono della pace. Questa mattina, durante l'udienza generale, Papa Francesco ha ripreso i temi della sua recente visita a Marsiglia. Non è tollerabile, ha ribadito il pontefice, che il Mediterraneo diventi una tomba e nemmeno un luogo di conflitto. Vediamo allora il servizio di Paolo Fucili. Una culla è per la vita, perciò il Mediterraneo, culla di civiltà. Non è tollerabile che diventi una tomba e nemmeno un luogo di conflitto. Udienza generale del mercoledì, Francesco racconta del suo recente viaggio a Marsiglia per intervenire agli incontri mediterranei dedicati appunto a questo mare che mette in comunicazione Africa, Asia, Europa, popoli e lingue, filosofie e religioni, lo descrive il Papa, e oggi deve recuperare questa sua vocazione di laboratorio di pace e di civiltà. Da Marsiglia, Bergoglio spiega ancora, è uscito uno sguardo di speranza sul Mediterraneo, né ideologico né politicamente corretto. Corretto, semplicemente umano, anche sul tema delle migrazioni. Perché le persone in piena dignità possano scegliere di emigrare
o di non emigrare. E di speranza ha bisogno soprattutto l'Europa, le sue società ammalate di individualismo, consumismo, vuote evasioni. Hanno bisogno di aprirsi, di ossigenare l'anima e lo spirito. L'Europa, in conclusione, ha bisogno di passione ed entusiasmo. E a Marsiglia posso dire che li ho trovati. Il tema dei migranti al centro anche del Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi, tra i temi anche la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Augusto Cantelmi. Nel Consiglio dei Ministri si discute del dossier migranti, ma il governo sarebbe costretto a fare marcia indietro sulla proposta di punire i migranti, anche minorenni, che mentono sulla loro età. Finora infatti è stata sufficiente l'autocertificazione. L'idea del governo invece, almeno in primo momento, sarebbe stata quella del rimpatrio diretto per i migranti che mentivano sugli anni. È il governo che discute anche su un'altra ipotesi, quella di tenere i minorenni nei centri di permanenza per i rimpatri insieme ai maggiorenni. Sui punti arrivano le critiche della Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Che i minorenni non possono essere ospitati insieme ai maggiorenni. Ai minorenni vanno dedicate delle aree separate e distinte. Non ci può essere una commistione, neanche temporanea, neanche se hanno 16 anni. Sempre minorenni sono. Un altro punto, che però mi sembra che sia stato smentito, ma era stato ventilato, è quello di una sorta di inversione dell'onere della prova, cioè fare carico col minore di dimostrare di essere tale. E sempre dal Consiglio dei Ministri si attende il varo della nota di aggiornamento di economia e finanza, la cornice della legge di bilancio. La crescita per il 2023 viene rivista in calo allo 0,8%, all'1% il prossimo anno. Aumenta il deficit, mentre le priorità restano taglio del cuneo fiscale, misure a favore della natalità e risorse per il rinnovo dei contratti pubblici. Per il 2024 tuttavia si libererebbe un tesoretto tra gli 8 e 10 miliardi grazie alla cancellazione del superbonus. Il tema dei migranti suscita tensioni tra Roma e le altre capitali europee. È urgente un accordo, dice la von der Leyen, il servizio di Pier Achille Dolfini. Dopo il lungo faccia a faccia di ieri tra la Premier Meloni e il presidente francese Macron, tra Italia e Francia ora c'è una visione condivisa, dice l'Eliseo, ma resta il gelo tra Roma e Berlino dopo che il governo tedesco ha deciso di finanziare una ONG che opera sul territorio italiano per soccorrere migranti irregolari. Per provare a ricucire il dialogo, domani il ministro degli esteri Tajani sarà a Berlino per incontrare la sua omologa tedesca Baerbock. È una questione di cercare di capire perché uno finanzia un'ONG per portare, salvare migranti e non portarli nel paese che li finanzia, ma portarli in un altro paese. Sarebbe stato lodevole se la Germania avesse finanziato un'ONG per portare i migranti in Germania. Portarli in Italia mi pare un po' un controsenso. Quella di Tajani non sarà l'unica missione. Il ministro dell'Interno Piantedosi domani volerà a Bruxelles per sottoporre all'Europa le proposte italiane sulla questione immigrazione. È ormai urgente un accordo, dice la presidente della Commissione von der Leyen, mentre la presidente del Parlamento europeo Metsola si dice fiduciosa sul raggiungimento di un'intesa sul patto europeo sui migranti. Ma arriva il no di Orban. Bruxelles vuol farci andare giù il fallito patto, un'altra idea folle, non lo permetterà. Scrive sui social il premier ungherese. E mentre non si fermano gli sbarchi, 59 migranti sbarcati oggi nel porto di Roccella Ionica in Calabria nonostante le avverse condizioni meteo, la premier Meloni scrive ai partner del formato EUMED 9 in vista del vertice di Malta di venerdì. È importante lavorare ad una posizione comune e coesa sui migranti per rendere l'azione più efficace ed è necessario insistere sull'attuazione rapida dell'approccio comune concordato nel Consiglio europeo di febbraio, dice. La guerra in Ucraina, il segretario generale della NATO Stoltenberg assicura la controffensiva va avanti, necessario rafforzare il sostegno a Kiev. Alessio Orlandi. Sebbene più complicata del previsto, va avanti la controffensiva di Kiev per riconquistare i territori occupati dalla Russia. Il presidente Zelensky, che oggi ha nominato come suo consigliere l'ex calciatore Shevchenko, fa sapere che le forze armate stanno avanzando nell'est in direzione Donetsk. Secondo le autorità militari del paese, proprio nella parte orientale dell'Ucraina, nei dintorni di Bakhmut, sarebbero tornati diversi combattenti del gruppo Wagner. A confermare la lenta avanzata dei soldati ucraini, anche il segretario generale della NATO, Stoltenberg, che ha chiesto per questo agli alleati di rafforzare il sostegno a Kiev.
La risposta di Mosca è arrivata con un bombardamento sulla città di Nikopol. Colpiti nella notte un edificio e alcune abitazioni private, due civili rimasti feriti. Il Cremlino ha puntato oggi il dito contro Stati Uniti e Gran Bretagna, accusati di aver coordinato il raid ucraino di 5 giorni fa su Sebastopol, in Crimea, mentre continua il giallo intorno alle sorti del comandante della flotta russa del Mar Nero. L'ammiraglio Viktor Sokolov, dato per morto dagli ucraini nell'attacco, è ricomparso anche oggi, questa volta sul canale del Ministero della Difesa russa. Nel video, di cui si ignora quando risalga, si vede l'ufficiale dichiarare che i suoi militari stanno portando avanti con successo i compiti assegnati. Intanto, la leader della Commissione europea, von der Leyen, ha ribadito oggi che l'Unione continuerà a finanziare la resistenza ucraina, mentre la presidente dell'Europarlamento, Metsola, si è mostrata possibilista. Se Kiev è pronta, ha detto, i negoziati di adesione all'Unione europea potrebbero partire entro la fine dell'anno. Fuggono gli armeni dal Nagorno-Karabakh, riconquistato dall'Azerbaigian. Temono possibili rappresaglie, se non addirittura la pulizia etnica. Marco Burini. 30.000, 40.000, 50.000. I numeri aumentano di ora in ora. È davvero un esodo biblico. Più di un terzo degli armeni del Nagorno-Karabakh è già fuggito dopo che l'Azerbaigian ha espugnato l'enclave. Non credono affatto alle promesse del faraone di Baku, Aliyev, musulmano, per il quale gli armeni non hanno nulla da temere. Potranno votare, praticare la loro fede cristiana. Ogni prete sta lasciando la zona. Chiese e monasteri rischiano di essere distrutti. È già successo nella guerra di 2 anni fa, dice Padre Davide, sul bordo di una strada intasata da uomini e mezzi. Decenni di conflitto più o meno aperto, l'ultima fiammata settimana scorsa con centinaia di morti e feriti, hanno lasciato il segno. La paura di rappresaglie, se non di pulizia etnica, è fondata. Per scongiurarla, la ministra degli esteri tedesca Baerbock chiede al governo azero di lasciare entrare osservatori internazionali nel Nagorno-Karabakh, da cui viene scortato fuori in manette l'ex capo separatista, l'oligarca russo-armeno Vardanian. Settimana prossima, al Consiglio europeo a Granada, Aliyev e il primo ministro armeno Pashinyan potrebbero incontrarsi, ma per quel giorno quasi tutta la popolazione potrebbe essere fuggita. Sale sulle ferite l'esplosione a un deposito di carburante che ha fatto una 70ina di morti. I soldati russi della forza di interposizione soccorrono i feriti, ma chi ha fatto esplodere il Caucaso è il loro capo, l'inquilino del Cremlino che si crede uno zar. La terra trema nella zona dei Campi Flegrei alle porte di Napoli. Questa notte è stato registrato il terremoto più violento degli ultimi 40 anni. Beatrice Bossi. Profonde crepe dividono in due l'asfalto. A Pozzuoli la terra non smette di tremare. Gli edifici hanno resistito anche all'ultima scossa sulle pareti. Ora rimangono solo i segni della sofferenza. A Bagnoli il sole ancora illumina i calcinacci venuti giù. La gente in strada con le ciabatte ai piedi ha paura di tornare a casa. È stato tremendo proprio, tremendo. Ma non finiva mai, mai. La mattina non finiva proprio. Terribile, terribile proprio. Forse che io ho saltato da letto, talmente dalla porta forte. Il terremoto li ha svegliati nel cuore della notte, magnitudo 4.2, epicentro, ai Campi Flegrei. La scossa più intensa di uno sciame che ha cominciato a farsi sentire già ieri. Erano 40 anni che la terra non tremava così forte da queste parti. A Napoli la scossa è stata sentita nitidamente. Alcune segnalazioni sono arrivate anche da Salerno, Campobasso e Frosinone. I vigili del fuoco non hanno riscontrato danni. In tutta l'area interessata dal sisma, però, le scuole oggi sono rimaste chiuse. Questo giorno di riposo servirà agli studenti per riprendersi dalla paura. La salma di Matteo Messina Denaro è stata tumulata nel cimitero comunale di Castelvetrano, la cittadina nel Trapanese in cui il boss di Cosa Nostra è nato e dalla quale è cominciata la sua carriera criminale, finita in carcere nel gennaio scorso. Non è stato celebrato alcun rito religioso, ad accompagnare la salma c'era una decina di parenti. Andiamo adesso a Caivano, dove il giorno dopo i provvedimenti per lo stupro delle due minori riprende il lavoro di chi vuole promuovere legalità e decoro. David Murgia. Caivano, il giorno dopo gli arresti per gli stupri sulle due cuginette, mostra un'altra faccia, quella che ha voglia di uscire fuori dalle violenze e dal degrado, quella di questi studenti giunti al Parco Verde per la giornata della legalità organizzata dalla Polizia di Stato per avvicinare l'istituzione ai giovani di una zona difficile come Caivano. È stata una giornata importante qui al Parco Verde di Caivano, una sorta di cittadella della Polizia di Stato, un momento di vicinanza e di confronto con i giovanissimi della città, proprio i loro modelli diversi, alternativi, positivi rispetto a quelli
spesso negativi offerti al territorio. Un vero e proprio laboratorio di speranza per il Parco Verde, con aspetti molto concreti su cui sensibilizzare i ragazzi per una maggiore consapevolezza sulle conseguenze delle azioni, a partire da quelle compiute online, come spiegano gli specialisti della Polizia Postale, che hanno affrontato i temi di internet sicuro, social network, cyberbullismo e odio in rete. È stato un modo per rilanciare la prossimità della Polizia di Stato alla città, alla cittadinanza, soprattutto ai più giovani. E ovviamente noi continueremo su questa strada, andando nelle scuole, incontrando i ragazzi. Intanto da questa mattina gli specialisti del Genio dell'Esercito Italiano hanno iniziato l'opera di riqualificazione del teatro e del centro sportivo, il luogo dove il branco di ragazzini ha compiuto le violenze nei confronti delle due cugine di 10 e 12 anni. L'intervento prevede la rimozione del materiale biologico, come siringhe usate da tossicodipendenti, sistemazione di aree verdi, poi una volta abbattute le strutture esistenti sarà costruito un centro polifunzionale sportivo che sarà gestito dalle Fiamme Oro e in quest'area nascerà anche una biblioteca. Triplice omicidio e un suicidio da Alessandria: un uomo ha ucciso, ha coltellato la moglie e il figlio in casa, poi sarebbe andato nella casa di riposo dove alloggiava la suocera uccidendo anche lei, quindi si sarebbe suicidato. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. La Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha confermato l'ergastolo per l'ex terrorista dei NAR, Gilberto Cavallini, nel processo sulla strage dalla stazione di Bologna il 2 agosto del 1980. La sentenza è stata letta dalla Corte dopo 7 ore di Camera di Consiglio e l'imputato non era presente in aula. Giornata di sciopero per le lavoratrici e i lavoratori sanitari che operano nell'RSA per la mancata apertura di un tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo. Antonella Mazzateruel. I lavoratori dell'RSA sono lavoratori sanitari come tutti gli altri e loro hanno diritto di avere un contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Dopo lo stato di agitazione, oggi hanno proclamato lo sciopero generale CGIL, CISL, di funzione pubblica, chiamando manifestanti davanti alle sedi regionali di ogni città. La protesta è contro il contratto nazionale AIOP. L'Associazione Italiana Ospedalità Privata e i sindacati confederali lamentano un peggioramento delle condizioni dei lavoratori dell'RSA. Chiedono parità salariale per gli operatori del privato e del pubblico, l'apertura di un tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto firmato 10 anni fa con sigle sindacali ma senza la presenza di CGIL, CISL e UIL. Non vedo perché a livello contrattuale ci dovrebbero essere queste differenze fra i professionisti della sanità privata e i professionisti della sanità pubblica. Chiediamo anche a Regione che faccia una modifica dei requisiti di accreditamento e che metta dei contratti degni e che rispondano a questi professionisti della sanità. L'AIOP rappresenta 543 strutture sanitarie private di ricovero, il 92% delle quali sono accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Da tempo, risponde ai confederali, abbiamo presentato alle organizzazioni sindacali una proposta di accordo ponte che prevede incrementi retributivi e l'apertura di un tavolo per la definizione di un contratto unico di settore, ma su questa proposta, conclude l'odierna nota AIOP, siamo ancora in attesa di una risposta dalle organizzazioni sindacali impegnate nello sciopero. Per un lavoro a misura della persona, il manifesto che presenta la CISL per rilanciare lo statuto della persona nel mercato del lavoro. Marino Galdiero. Un autunno di proposte, quello della CISL, più che caldo, con un manifesto in 13 punti a misura della persona, così è stato chiamato, con un evidente riferimento alla dottrina sociale della Chiesa. Il sindacato vuole sì combattere il precariato e la povertà lavorativa, non però con norme, ma agendo su formazione, istruzione e politiche attive del lavoro, strada attraverso cui recuperare l'elevato numero di NEET, i giovani che non studiano e non lavorano. Significa servizi per l'impiego efficiente, significa orientamento, significa riorganizzazione dei centri per l'impiego che secondo noi vanno collegati alle agenzie per il lavoro private, al sistema dell'istruzione, della scuola, agli ITS, alla formazione professionale accreditata, agli enti bilaterali.
in una parola, fare del lavoro la vera grande priorità di questo Paese. Di conseguenza, anche sul salario minimo, la CISL non è interessata a fissare per legge la retribuzione, se non di carattere contrattuale, quindi estendere i contratti collettivi più applicati o, per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato, farlo pagare di più. La manovra per il sindacato deve combattere l'inflazione e prorogare il taglio del cuneo fiscale, ma non solo. Bisogna accelerare un sistema di investimenti pubblici e privati, condizione necessaria per garantire occupazione, lavoro stabile, ben retribuito, ben contrattualizzato. Il lavoro non arriva con un tratto di inchiostro in una gazzetta ufficiale. Commemorazione nel pomeriggio a Roma in memoria di Rosario Livatino, il giudice assassinato dalla mafia il 21 settembre del 1990 nelle campagne dell'Agrigentino. Il presidente nel cortile della Corte di Cassazione, il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, ha celebrato una messa in ricordo. Il possesso di armi atomiche è immorale, così il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, interviene alla sessione ONU nella giornata per l'eliminazione degli ordigni nucleari. Rita Salerno. Il pianeta deve invertire la rotta perché il possesso di armi atomiche è immorale. Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Segreteria di Stato Vaticana, richiama la ferma condanna di Papa Francesco sugli armamenti nucleari, intervenendo all'ONU in occasione della commemorazione della giornata internazionale per l'eliminazione delle armi atomiche. Un obiettivo, sottolinea ancora Gallagher, che per il Pontefice rappresenta sia una sfida che un imperativo morale e umanitario. L'auspicio della Santa Sede, aggiunge, è che al secondo appuntamento previsto a New York, sempre nel quartier generale dell'ONU dal 27 novembre al 1 dicembre, si registri il pieno accordo per ulteriori passi avanti nell'eliminazione delle armi nucleari. È necessario tornare all'ascolto e al dialogo per risolvere ed evitare ulteriori conflitti e diminuire la sofferenza dell'umanità, ha detto. Per il rappresentante della Santa Sede, la natura stessa del multilateralismo globale è messa in pericolo dalla tendenza a non ascoltare l'altro o, peggio, metterlo a tacere quando esprime opinioni non condivise. Gallagher si è detto preoccupato per il prolungarsi della guerra in Ucraina e anche per le altre crisi in atto, come in Armenia. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presenziato ai lavori del convegno sulle quattro giornate di Napoli promosso dal Comune Partenopeo a 80 anni dalla rivolta popolare contro il nazifascismo. Mattarella è giunto a Napoli questa mattina e ha deposto una corona al monumento dello Scugnizzo in Piazza della Repubblica. L'agricoltura coltiva il sale, al via il progetto che Confagricoltura realizzerà insieme alle saline di mare italiane. Il servizio di Luciano Piscaglia. Il sale marino si coltiva ed è per questo che Confagricoltura e le saline marine italiane di Cervia e della Sicilia, della Sardegna e della Puglia hanno sottoscritto un progetto per la valorizzazione della salicoltura, il noto processo che permette di estrarre il sale dall'acqua di mare. Il progetto presentato oggi a Roma ha una duplice finalità: dimostrare che la coltivazione del sale marino è un'attività agricola che opera nella salvaguardia dell'ambiente, ma anche promuovere iniziative nei territori delle saline, che sono in molte regioni un'importante attrattiva turistica. Le saline italiane sono infatti parchi naturali in cui la coltivazione del sale, che segue il ciclo delle stagioni, rispetta gli ecosistemi e costituisce l'habitat ideale per molte specie animali come fenicotteri, trampolieri e ibis. Insieme alla Francia, il nostro paese è il principale coltivatore europeo di sale marino. In Italia la produzione di sale marino è di 1.200.000 tonnellate l'anno, che corrisponde a poco meno del 30% della produzione totale. Il restante 70% è invece salgemma, sale estratto da miniere sotterranee. La denuncia arriva dalla presidenza dell'Unitalsi impegnata nel pellegrinaggio nazionale a Lourdes. Le ferrovie francesi, dopo aver bloccato il viaggio di andata dei treni bianchi partiti dall'Italia verso la località sui Pirenei, hanno annunciato che anche per il viaggio di ritorno non sarà garantito il transito sulla rete ferroviaria francese per due treni diretti in Italia. Disagi enormi per oltre 1.000 pellegrini.
25 anni fa nasceva Google, il motore di ricerca più famoso che ha influenzato il nostro modo di vivere. Pierluigi Vito. Se nei vocabolari si trova una parola che contiene il tuo nome, significa che hai segnato un'epoca e questi 25 anni di Google hanno avuto sicuramente un impatto sul web e sulle nostre vite. Pensiamo solo a come il motore di ricerca creato da Larry Page e Sergey Brin abbia sbaragliato la concorrenza. Un'unica stringa di ricerca, quel tasto mi sento fortunato che magari nessuno mai ha cliccato, ma che ci dava l'idea della potenza di calcolo della piattaforma e soprattutto il concetto di page rank. Se molti siti riportano una pagina, evidentemente quella pagina riveste qualche importanza e va proposta agli utenti che ricercano online. Questi motivi per cui all'epoca, appunto 25 anni fa, Google riuscì a imporsi e diventare quello che è oggi, cioè il motore di ricerca più impiegato al mondo, con oltre il 90% delle ricerche. Il colosso di Mountain View può ormai vantare un giro d'affari che equivale più o meno al PIL italiano, ma non è tutt'oro quel che luce e infatti ci sono anche delle ombre. Basti leggere alcune righe della pagina di presentazione della corporate, che tra gli obiettivi ha organizzare le informazioni a livello mondiale per renderle universalmente accessibili e fruibili attraverso qualsiasi browser. Una mission che ha sollevato non poche critiche negli anni, che vanno dall'uso di proprietà intellettuale altrui alla modalità di raccolta dati che potrebbe violare la privacy delle persone. Nei giorni in cui Israele celebra la festa di Yom Kippur, andiamo a vedere a Gerusalemme una mostra sullo shofar, il corno che viene suonato nel giorno dell'espiazione alla fine del solenne servizio religioso. La nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. L'ultima volta che è risuonato a Gerusalemme è stato lunedì, nel giorno di Yom Kippur, il più sacro del calendario ebraico. Dai tempi biblici a scandire le festività è lo shofar, un corno vuoto realizzato con regole precise. Tra i più esperti in materia in Israele c'è il rabbino Nitan Slevkin. Cresciuto a Manchester, dirige da quasi 10 anni il Museo Biblico di Storia Naturale di Beit Shemesh, dove conserva una delle più complete collezioni del mondo di shofar. Lo shofar è costituito da un corno di animale diviso in due parti, il cui rivestimento esterno è composto da cheratina e l'interno da nucleo osseo. Lo mettiamo in acqua bollente, poi lo tiriamo fuori e diventa cavo con un piccolo buco all'estremità. È vietato realizzare lo shofar con il corno di una mucca perché ricorda il peccato del vitello d'oro. Conosciuto come il rabbino dello zoo per la sua passione per gli animali che compaiono nella Bibbia, tra cui anche pitoni, draghi barbuti, tartarughe e pappagalli in grado di recitare benedizioni in ebraico, ha collezionato nei suoi viaggi shofar delle più svariate fatture, non tutte kasher, cioè utilizzabili per le cerimonie, come le conchiglie o i didgeridoo australiani. Il rabbino Slevkin è anche uno dei pochi a poter avere sempre il corno giusto nelle diverse festività, a partire da Rosh Hashanah, il capodanno ebraico. Ricordiamo le virtù del sacrificio di Abramo quando vide un ariete incastrato per le corna in un albero. Per questo a Rosh Hashanah è preferibile usare uno shofar ad arco, perché ci inchiniamo davanti a Dio, il re del mondo. Una breve pausa, ci vediamo fra poco. Il processo sulla morte di Giulio Regeni si potrà tenere. La consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo del codice di procedura penale che ha permesso finora ai 4 imputati egiziani di sottrarsi al procedimento giudiziario per la mancata conoscenza della loro residenza. È tutto, il giornale termina qui, adesso il meteo, quindi la Santa Messa. TG2000 torna come sempre alle 20:30. Buona serata.